Un saluto a tutti a Snowgills e ben ritrovati in un nuovo video, in un altro episodio speciale sui labirinti di Danpei. Allora, eravamo rimasti che ne mancavano 6 da compiere o da completare e vediamo un attimino che cosa ci sta. Una montagna di tesori, il teschio della morte. Ah no, è l'ultimo. Allora, una montagna di tesori, quindi tutti i tesori. Quanti tesori sono là dentro? Però non ci perdere la testa, sennò ti dimentichi di mettere l'entrata e la tana del guardiano. Ok, quindi da creare questo labirinto non sarà proprio... Allora, mettiamo qui questo, poi l'entrata ce la mettiamo qua. E all'interno cerchiamo di fare fuori tutti i... questi come si fa? È un casino anche questo, ragazzi, di labirinto. È un casino anche questo. Allora, facciamo così. Ci mettiamo questo. Anzi, questi con i tesori li piazziamo... tutti qua. Questi con i boss li mettiamo di qua. Bisogna completarli tutti sti spazi. La domanda è, si devono riempire tutti gli spazi? Una casa su tutte le caselle con un'icona. Ah, vedi, non tutte. Ok, quindi facciamo comodamente così. Qua ci mettiamo un... per riprendere i cuori. Facciamo così e poi qua dentro ci posizioniamo i vari... Allora, facciamo tesoro. Poi angolo di qua tesoro. Angolo di qua tesoro e l'angolo in basso a destra con il tesoro. Dopodiché farei, vediamo se qui per esempio ci possiamo mettere questo. Di qua ci possiamo mettere un altro tipo così con il tesoro e la scala. Benissimo, adesso andiamo di questo, andiamo di tre così con tesoro qua, poi due così ci mettiamo il tesoro e anche se non è molto dinamico, però quelli da 4 non ci sono con i tesori, quindi comunque sarà un po' labirintica la cosa. Mettiamo così e mettiamo così, poi a 3 in basso con scrignetto qua, poi in 2 il 2 ci piazziamo questo, poi il 3 a muro di qua, easy quest'altro. Adesso ci vuole per forza un, per non rimanere intrappolati, un 4, ma non c'è. Quindi vediamo se il 2 così non ha più tesori. Il 3 invece verso l'alto, uno col tesoro c'è. E allora dobbiamo piazzare angolo di qua con tesoro qui e angolo così col tesoro di qua. Ci siamo, let's go. Ovviamente dovremmo andarli a fare tutti quanti e niente, andiamo di qua, tiriamo questo qui, facciamo apparire la scaletta e siamo perfetti sulla tabella di marcia. Andiamo. Ok.
potevo fare un salto con rincorsa. Arrivavamo prima, ma non ci sono problemi. Prendiamo subito il tesoro qui. E come abbiamo visto durante il montaggio del tesoro, ci conviene fare questi quattro prima, perché altrimenti poi rimaniamo bloccati. Allora, facciamo così. Devo colpire tutti questi per far apparire il tesoro. A posto, andiamo a destra. Andiamo a destra e 50 rupie inutili. Qua sbomballiamo questi tizi. Sono diventati... Ok. Venite qua, venite. Maledizione, datemi il boomerang. Boomerang, cioè, sovrano in questo gioco. E dai. A posto. Ok, a posto si fa per dire. Due cuori li abbiamo persi, ma ce li possiamo ribeccare lì tranquillamente. Ci prendiamo le rupie, scendiamo sotto. Scendiamo sotto. Di qua. Ok. Meniamo spadate come se non ci fosse un domani. E una volta buttato giù quel tizio, ci apre la porta. Ok. Easy. Non ci serve nemmeno la fatina, che però io ricordavo di averla presa nel barattolo. Ma non rimane una volta finito il labirinto. Questa cosa è un po' stranina, vabbè. Andiamo di qua. Mi spostare il mouse. E ci prendiamo quest'altro tesoro. Iniziamo a percorrere tutte le stanze dove sono custoditi i tesori. Di qua. E ok. Una la tiriamo qua. E l'altra di qua. Easy. Ce ne rimangono un bel po', eh. Un bel po'. Ok. Open. 20 rupie. Andiamo su. Andiamo su. C'è la piazza con la bomba. Con la bomba addirittura. Va bene, mettiamo la bomba. Mettiamo la bomba qua. Usciamo, rientriamo, la piazziamo qui. Compressione, perfetto, ha funzionato. Non l'avevo mai fatto con la parete da distruggere. Tiriamo una bella freccia nell'occhio e piazziamo anche una bombette, una bombettina qui. E intanto ci prendiamo il tesoro. Vediamo dove conviene andare per praticità. Conviene andare sicuramente. Possiamo andare anche giù, no, senza problemi. Andiamo giù. Dobbiamo fare questo. Così. Guarda come l'altra volta di non sbagliare all'ultimo, e invece no, siamo andati lisci come l'olio. Ok, altro tesoro beccato. Andiamo su questa volta. Ah, su non serve. Allora di qua, di qua. 1 2, ormai siamo dei professionisti di questa mattonella qui. Ok. Andiamo. 50. Veloci come la luce. Di qua. Prendiamo il nostro scrignetto e scendiamo verso sud. Rotolando verso sud. Apriamo qua. E let's go. Giù. E scrigno fu. E scrigno fu.
la nostra bella tunica. Altre 50 rupie. Questo è un record di rupie guadagnate. Andiamo a destra per non lasciare questa stanza. Ok, non si può sfondare, quindi dobbiamo andare sotto passando da di qua. Rifacciamo questo, ma questa volta non c'è bisogno di completarlo. Andiamo direttamente alla versione short. Ok, altre rupie. L'ultimo scrigno ci degnerà di una chiave del tesoro. Eccoci qua. Oh, ok, ok. Boomerang, Boomer Fritz. Tu, il prossimo. Ok, e questo. Ah, bellissimo. Non serve andare. Ah, invece serve, serve. Allora, no, facciamo così. Prendiamo il nostro tesoro, ripercorriamo la scala e andiamo a sconfiggere il boss. Pa 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 pa. Oh yeah. Let's go. Potevo anche fare, vabbè, potevo anche fare l'ocarina. No, infatti la potevo fare, sì. Invece di perdere tempo su questa cosa, che però vabbè, è easy comunque. Prendiamo le bombette, ci riprendiamo i cuoricini, mettiamo la nostra chiavetta e tiriamo le nostre due magiche spadate. Ok, e one. Oh, oh, mi mira proprio, mi mira proprio. Sembra casuale il suo movimento, ma un po' è calamitato, un po' è calamitato. Ok, una montagna di tesori è fatta. Troppo bravissimo, a un certo punto mi sono pensato proprio che stavi con tutti i piedi nella fossa. Ti meriti qualcosa per lo spettacolo, altre 300 rupie. E let's go, costruisco. Costruisco, costruisco un bel teschio della muerte. Anzi, costruisco un bel... Questa è l'ultima sfida e devi riempire un'altra forma. Proprio quello che mi chiedi, ma perché è troppo bella? Dai, su, faccio un labirinto divertente. Teschio della morte. Allora, facciamo questa che praticamente non ha vincoli. L'ingresso ci sta già. Bisogna riempirla. Caselle senza tessera, qui ha semplicemente riempito praticamente tutto. Così. Ora. Da su facciamo un bel questo. Ovviamente cerchiamo di mettere quanto più, come al solito, easy possibile la questione. Andiamo di qua, poi ci... Ah, questo però come al solito non è proprio una passeggiata di piacere, diciamo. Due con angolo così, ci piazziamo qua, mettiamo prima del tesoro e poi... E poi... tutte le due angoletto così, ci mettiamo questo, questo, questa e questa, e mentre le due angolino così, ci piazziamo qua, qua. Ce n'è qualcuna un po' più simpatica, tipo questa. E un'ultima qua.
Poi ci mettiamo qui. Qui si può mettere per esempio un vicolo cieco o il nulla, così non ci andiamo proprio. E andiamo invece su con curve, curve a go-go. Di qua, questo, poi mettiamo una 3, che ne abbiamo parecchi. Poi ci picchiamo un vicolo cieco con rupie inutili. Da 2 percorriamo questo, poi facciamo un bel 3 così con scrignetto. E qua invece ci mettiamo un 4, un 4 con niente. Qua vicolo cieco, vicolo cieco, che però metti il tesoro lo devo fare, invece noi ci mettiamo sto boss così non lo devo fare. E qua invece un bel 3 a muro così, con questo boss che è una formalità soltanto. E poi qua direi ci spiattelliamo boss e vicolo cieco che non facciamo, che però se li abbiamo finiti quelli vuoti, no, ci mettiamo questo col boss, due boss così non li facciamo. E dobbiamo invece fare i tesori e scendere. Per la strada sono i tesori. E 3 così col niente e vicolo cieco. Di nuovo ci troviamo un boss tipo questo, lo mettiamo qua e non lo facciamo. Adesso un bel 4, un bel 4, quanto lo odio questo 4. Facciamo così, invece di trovare le rupie troviamo le chiavi e questo. Poi di nuovo questo. Possiamo vedere se qui facciamo così, qui facciamo così, ci mettiamo un passaggio, qua ci mettiamo un altro bel questo e qua ci mettiamo questo, mentre di su ci possiamo mettere sono un po' fregato con le mie mani facendo questa cosa, perché se noi mettiamo qui un vicolo cieco con scala, poi di qua un altro vicolo cieco con scala e di qua un altro, però noi tutti questi in pratica non li faremo mai, però se ci metto il tesoro me lo fa fare per forza. Me lo fa fare per forza. Qua allora serve un 3 con scala, ma che tanto noi ignoriamo. Ignoriamo la grandissima. Ti pareva che non c'è? Ti pareva? Ti pareva? Ti pareva che non c'è? Oppure andava bene il 2 così? Ok. Queste tre scale, e a cosa sono collegate? Ah, a niente. Quello non si può fare. Ma vabbè, buttata là così. Quindi seguiamo la scia di tesori per arrivare alla fine di questo labirinto. Let's go. Let's go. Va bene. Allora, e andiamo a destra e poi su. Qua. Ok, non ci serve a nulla. 1, 2. E prendiamo lo scrignetto. Prendiamo lo scrignetto. Eccolo qui. Ah, le mattonelle da saltare. Thank you.
Saltiamole tutte come se non ci fosse un domani. A posto. Andiamo sopra. E senza indugi ci prendiamo il nostro tesoro. Eccolo qui. Perfetto. Benissimo, iniziano a uscire fuori le chiavi. Aia, mi ha colpito. Dolore. Ma noi saltiamo. Intanto le gelatine se ne cascano. E senza problemi andiamo. Gli abbiamo detto che non ci serve a niente. E proseguiamo verso destra. Ok. Andiamo a ficcare proprio là dentro qualcosa. Vai, frecce. Occhio. Easy. Vediamo se è la fatina, togliamoci questo dubbio. Ah, vedi, me la toglie. Le fatine che trovi dentro i labirinti non sono cumulabili all'esterno. L'altra chiave presa. Aia, ti pareva. Ok. Ah, ho sbagliato. Sono ficcato dove stavano i boss. Perdere solo una coppa di cuori, perché questo boss, per metterci la bomba vicino, saltare le mattonelle, si perdono solo un coffo di cuori. Inizia a aprire i buchi. Ok, beccati qua. A posto. Ok. Scappiamo. A posto, andiamo a sinistra. Siamo intoppati un attimino. Ho perso una valanga di cuori. Non mi ha dato nemmeno la fatina. Non mi ha dato nemmeno la fatina. Maledetto. Qui, boomerang. Preso di ritorno. Cuoricino. Andiamo sotto. No, anche qui non dovevo andare. Devo guardarla meglio la mappa. Però la fatina è stata buona, dai. Ci prendiamo i cuori. E invece no, questo dovevo fare, ce l'avevo messo in conto, oppure dove potevo passare da qualche altra parte. Chissà. A posto. Ok. Prendiamo il tesoro. 20 srupie. Ce ne andiamo di qua. Sì. Ma questa mattonella è a memoria, proprio potrei ridisegnare per quante volte l'abbiamo fatte. E andiamo per di qua. Spingiamo. Sparami quel maledetto coso. E tu beccati questo. Sì, adesso è una serpentina, quindi percorso inevitabile. Questi pipistrelli maledetti. Ok. Brividi. Va bene. Da riprendere. Sì, vabbè, ce lo riprendiamo. È gratis. È una chiave da utilizzare. Delle nostre. Ora qui noi sappiamo dove andare. Dobbiamo andare di qua. Oppure sì, di qua. Dai, va prima, uguale. Ma che tu sia maledetto. Ok.
abbiamo l'esplosione, ci prendiamo quest'ultimo e andiamo di là. Andiamo di là, seguendo tutto in basso, tutto a dritta, ragazzi, tutto a dritta. Di qua. Poi. Là non ci vogliamo nemmeno andare, quindi non ce ne importa un fico secco. E torniamo invece di qua. Ciao, ci si vede? Bam. Ciao. Boom bat. Aia, ci ha girato e mi ha fregato, incredibile. Entri di qua, ci si può andare così. Cuore. Ah, oh, il tesoro. Dobbiamo pushare. Pushiamo qui. E ci arriva la nostra chiave. Ok. Stavo a saltare la cosa più importante, cioè. Incredibilmente. Incredibilmente. Let's go. Ah, il rampino. Che stanza è questa? Non l'abbiamo mai usata questa. Ok. Via. Ah, dobbiamo sconfiggere. Va bene. E questo è il boss. Scelto lui. Non l'abbiamo scelto noi. Dai. Vediamo se le frecce, per esempio, sono qui. Ci fa cadere, non ero mai caduto. Però le frecce non puoi tirarle in diagonale, a differenza del boomerang. Questa è una cosa tipo importantissima. Mamma mia, cioè ragazzi, non ero mai caduto da questa cosa. Sto perdendo fuori a go go. Ridammelo. Ok. E poi interrompe subito, quindi è buono. Sarebbe più sveglio quando passano lì in alto, perché ogni colpo che si perde. Ok. Tanto di cuori di zecca. Devo riuscirli quando passa vicino a tirargli una spadata magari. Vai. È scappato di nuovo. Vai. Non ci sono riuscito. Oh, un paio, dai. Ok. Facile, facile. Here we go. Here we go. Troppo bravissimo. Troppo bravissimo. Costruisco. No, 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 che esploro. Esploro, non esploro un bel niente. Qua si costruisce. Costruisco. Costruisco il teschio della morte. Vuole soltanto. Ah, un bel teschio che riempire lontano il cervello. Chissà quanto tempo ci vorrà per esplorarlo tutto. Penso che ho già visto il labirinto a forma di teschio. E quindi devo metterci tutte le caselle. Ok. Va bene. Quindi ultimo. Il teschio. Allora, iniziamo. Ingresso. Ingressino, ingressino. Stavolta lo cambiamo. Dai, mettiamo sempre lo stesso ingresso. Mettiamo un ingresso diverso oggi. In questo. Mettiamo questo. Non cambia niente, però va bene così.
Notiamo due vicoli ciechi con tesoro qui e meia a tesoro qua. E anche uno, perché no? Niente qui. Ok. Allora, bisogna mettere tesoro qua, tesoro di qua, anzi uno proprio di quelli light, vabbè, più light di questo. E adesso bisogna collegare il tutto oppure riempire anche tutte le caselle, chissà. Vabbè, noi facciamo un 4 ovviamente non c'è, quindi facciamo così e assolutamente non quello, questo. Poi curvina con tesoro qua, curvina con altro tesoro di qua e colleghiamo questo con 2 3 3 così qua. Ma che sto facendo? Qua ci va per forza un 4. Qua ci va un 4 insieme anche a questo qui. Ok. Ora 2 così. Niente. Qua e curvetta verso il basso. Con nessun tesoro di qua. Ok, ora andiamo a collegare con passerella verso l'alto questo, poi colleghiamo 2 così, 1 e 2 così. Adesso piccolo cieco di qua col tesoro, perché senza non c'è, e andiamo a mettere il nostro boss qua con un bel 3. Io confido che non si debbano riempire tutti, quindi non dimentichiamolo. E una curvetta da 2 bella elegante come questa, anzi ci mettiamo un bel questo qua. Quanto pare ci sono i tasselli che mancano e quindi niente, si deve fare per forza tutto, quindi via questo e da lì e via anche questo, perché andremo a riempire da questi qua. Allora 3, mettiamo 1 2 così, vuoto, curva verso l'alto che ci possiamo piazzare questo. Poi quanti ne abbiamo di questi? Un po'. Facciamo anche questo. Poi ci spariamo un bel nulla cosmico siderale con vicolo cieco. Vicolo cieco con scalinata, così ci lasciamo aperte varie porte. E qua ci mettiamo un bel 4 con 4 porte, perché una volta arrivati qua, tanto bene o male, abbiamo capito che siamo pieni di chiavi. Scegliamo questo, curva da 2 di qua col nulla cosmico siderale
però con il mini boss. Proviamo questo qua. E curvetta così, con tesoro verso il basso a destra. Scegliamo invece questo. Ora qui anche direi di optare per l'ultimo 4, che va d'accordo anche con quello. E curva di qua, curva di là, mini bossetto questo a due spadate slerze. Poi ci scegliamo questo, anche qui. Ah, la chiave di qua, un po' troppe chiavi. Mettiamo questo qua. Mettiamo questo e scegliamo un bel questo insieme a questo. Perfetto, rimane quest'ultima parte. E rimane quest'ultima parte. Allora, da 3 a muro di qua, a muro di qua, bossettino questo easy, vicolo cieco, cieco verso il basso con tesoro fast, con tesoro fast. Anzi, più che tesoro fast ci mettiamo sta scalinata che ricollega. E facciamo anche da 2 così con tesoro, da 2 con il boss che ormai sappiamo che è veramente easy, curva con niente, vicolo cieco verso di qua con scala, a posto, si parte. Per lo più dobbiamo andarci a prendere i tesori per concludere. Allora vediamo un pochettino, entriamo e ci ritroviamo qui in questa selva oscura. Allora andiamo di qua, facciamo, tritiamo come il sale questo qui, andiamo a piazzare la bomba di qua. Aia. Ok, altra bomba di qua, perché c'è il tesoro qua e va preso. E quindi eccoci qua. No, di là. Ok, e il primo ci sta. Il primo c'è. Ottimo. Chiavina presa. Andiamo su e ci facciamo. Di qua. Su, conviene andare a sinistra. No, conviene andare a sinistra, che sennò poi non abbiamo punti di entrata. Intanto premiamo questo che apre, e giù non c'è bisogno praticamente di andarci, mentre c'è bisogno di andare di qua. Ok, a posto, ci apre la porta, ci prendiamo anche la fatina e scendiamo. Ogni volta che ci è capitato questo labirinto era sempre senza spada. L'abbiamo usato 2 volte, tutte e 2 nel labirinto senza spada. Era rognosissimo, abbiamo dovuto usare le bombe. Ok. Risolto. Ora su. Andiamo su. E quindi per di qua lì è inutile, sì. Di qua, arco. Perfetto. Ah, lì c'è anche la bomba. È proprio un grosso punto interrogativo come lanciargliela. Veramente un grosso punto interrogativo.
Bisogna aprirlo di là. Quindi apriamo qui. Poi torniamo indietro. Andiamo di qua. Ah, non è il massimo questa mattonella con questa cosa qui. Però ci va messa perché non ce l'avevamo all'infinito. Quindi schiacciamo. Perfetto. E ci prendiamo questo. Allora, altra key. Che cosa serve ora? Serve tornare dove eravamo prima. Ecco qua, lo sapevo. Vieni qua. Mannaggia. Bomba. Bomba. E apriamo. Dove era il magma nell'altra stanza. E ce la svigniamo da quest'altra parte. Perfetto. Altra chiave. Grazie, non ho mai avuto tante chiavi. E ora sopra a sinistra. Ah, un boss. Ovviamente non me lo ricordavo. E bomba. Altre bombette. Bomba, bomba. E di nuovo bombetta. Vai. Scopri il fianco per tirare la tua spadata. E let's go. Fatina? 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 Niente fatina. Andiamo. Ci mettiamo invece per lui riservato in questo angolino. Dai. A posto. E andiamo verso l'alto. Verso l'alto che abbiamo anche qui uno scrigno. E sì, in alto dobbiamo prendere quello. Andiamo. Pa, 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 pa. Ok. Ah, perfetto. E lui. Ho messo boss praticamente in ogni stanza. Ah no, questi sono quelli, le stanze già prefabbricate. Andiamo. Scudo, arco e scudo. Una combo perfetta. Massima difesa e attacco range. Vai, muori dai tu. Fatti forza. Fatti forza, vai. Perfetto. Abbiamo perso anche un cuore della fatina, non c'ho niente. E andiamo. Oh, qui c'è lui. Mamma mia, un boss ogni stanza. Oh. Ok. No, di qua. Dai. Ok. Uno. Oh, mi sono dimenticato di saltare. È perfetto così. Dovremmo andare a sinistra se non erro adesso. Se non mi sbaglio. Sinistra e in basso. Ok. Un altro. Questo ce l'ho messo io però mi sa. Ok. Tanto non ce l'ho fatto neanche saltare di nuovo di quel tubo. La velocità proprio mostruosa. Perfetto, eccolo qui il nostro tesoro. Ci permette di tornare. Ok, vediamo un secondo. Consultiamo un attimino la mappa per vedere che nella stanza precedente dobbiamo andare su. Quindi andiamo su. Andiamo su. E alla carica andiamo. Qui dobbiamo solamente premere il tasto. Dai. No, ho sbagliato. Non dovevamo andare su. Dovevamo andare a destra. E poi su. Qui. Mi sono sbagliato. Ok, uno.
2 e 3 sopra. Giriamoci intorno, lo buttiamo fuori, così ci riapre la porta. E preso anche questo. Ora giù destra. Quindi togliamo questo, torniamo giù e andiamo a destra da questo atrio. 1 2, via, scrignetto fast, scrignetto iper fast. Abbiamo ben 5 chiavi. Qua niente, iniziamo a usarle. Allora iniziamo a usarle per di qua. E per di qua dobbiamo andare sia giù e poi a destra. Quindi andiamo giù. Andiamo giù per di qua. E tu invece vai di qua. E ci prendiamo anche questo. Ci prendiamo anche questo. Scusa, per destra mi sa che intendevo sinistra. Mi sa che intendevo sinistra, perché mi pare di aver visto, sì, qui a sinistra sull'altare. Let's go. E in basso no? Vediamo un attimino. Qui la mappa è fondamentale. Ci si può entrare anche da qua. Sì, è uguale. È uguale per lo più. Pareva che non ci dovevamo far tirare un colpo da quello lì. Sembrava un po' strano. Ora lì non ci porta a nulla. Dobbiamo tornare sopra. Tornare sopra e andare a destra. Perfetto. Qui abbiamo questo e proseguiamo. Proseguiamo perché la chiave del boss. Allora, dobbiamo scendere, poi salire e troveremo la chiave del boss. Dai, l'ho fatto abbastanza bene questo labirinto. Ah, però qui ci sta un coso qui. Ma che si batteva poi. Ah, bisognava rampinarlo questo. Rampinarlo. Però colpirlo mentre no, prendo un sacco di colpi. Sbuca di qua, dai. No, sempre di là, maledetto. Mi fa apposta? Ma esce di qua sicuro? Maledetto, ma esce di qua, me lo sento. Oh. Eccolo. No, me lo sono fatto scappare. Dai. Maledetto, un colpo, mancava un colpo. Mi sono tolto 96 cuori. Va bene, dai. Riprendiamo con una fatina mistica che troveremo a momenti. Eccolo un altro. Non te la faccio manco vedere sta palla, guarda. Non te la faccio nemmeno vedere. Sono molto più veloce di te. Via. Ecco la fatina annunciata. E giù. Oh, bombe. Li odio sti cosi. No. E qua. Ottimo. No. Dai, mangialo. Ok, perfetto. No. Piace più a te? No. Vai. Flop. Vai. Bomba 1. No.
No, vabbè, la faccio esplodere. No. Andiamo qua. Ok. Praticamente stanno uscendo tutti. Ed ecco lo scrigno. Ecco lo scrigno, c'è anche la fatina. Rifogliamo tutti quanti i cuori. E si va verso il boss. Si va verso il boss. Che sta tutto sopra. Carica. Qua. Fatto pure il jump. Ok. E ora, con la nostra chiave, andiamo a sconfiggere il nostro carissimo vermone lì. Cos'è quello? Sì, possiamo passare da qua dove sta la chiave. E uccido tutti quanti, così non corro neanche il rischio. E non serve andare lì. Devo ora far fuori questi maledetti pistrelli. Uno. E due. E tre. E via. È qua? No. Ah no, ci si vada di là. Ah, vabbè. Non è niente di particolare. Sta qua. Pensavo dovessi rifare tutto il giro. Invece no. Devo solo scendere di nuovo qui e andare di qua. Un po' il giro lo dovevo fare, però. Ma dai, cioè, becco sempre il palo. Aia, quanto corrono sti lumaconi. Andiamo sopra. È qui che bisogna andare, sì. Allora, andiamo di qua. Usciamo, usciamo, andiamo su e qui abbiamo la nostra amatissima chi? Vai, soccombi e ce l'abbiamo fatta. Ok, vai. Aia, mi stava pure per buttare fuori con il jump proprio. Spadata volante. E ce l'abbiamo fatta. Ora scopriremo, ragazzi, se ci sono altre palle dorate. Troppo bravissimo. Troppo bravissimo. Sei il socio più forte che c'è. Hai stracciato tutte le sfide. Mi scappano le parole. Io adesso abbandono la sfida mia di inventare altre sfide. Adesso puoi darti sfogo alla fantasia e fare tutto quello che ti pare. Vediamo se le abbiamo completate. Sì, è completato. Le abbiamo finite tutte quante, ragazzi. Adesso ci sono i liberi dove si possono fare i labirinti a piacimento. Labirinti incredibili, fantasmagorici. Ma a noi ovviamente non interessa. E quindi abbiamo finito anche con i labirinti di Danpei in questo ultimo episodio speciale. E adesso rimane solo l'ultimo episodio, quello dove andremo a completare il gioco. Andremo a svegliare il pesce vento. Andremo a suonare la nostra ocarina all'uovo. Qui. All'uovo gigante sulla montagna. E prima di fare quello, ovviamente, andremo a portare, come avete visto, tutte e 50 le conchiglie al loro posto per prendere la spada della luce e gli altri premi che non abbiamo preso. E quindi direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.